In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù nel Vangelo della Messa di oggi ci dice che quando preghiamo non dobbiamo imitare i pagani, importunando Dio con lunghe preghiere. Era questo difatti l'errore di molti giudei del suo tempo, che ritenevano necessarie lunghe preghiere vocali per essere ascoltati da Dio. L'orazione vocale è molto gradita a Dio, ma deve essere vera orazione. Le parole devono esprimere il sentimento del cuore. Non basta recitare pure formule. Dio non vuole un culto solo esterno, ma la nostra intimità. L'orazione vocale è un mezzo semplice ed efficace, adeguato al nostro modo di essere, per mantenere la presenza di Dio nel corso della giornata, per manifestargli il nostro amore e le nostre necessità. Non curare la preghiera vocale significherebbe un grande impoverimento della vita spirituale. Al contrario, quando si apprezzano queste preghiere, si favorisce la moltiplicazione di Dio, contemplazione di Dio nel vivo del lavoro o per la strada. In San Luca leggiamo che i discepoli chiedono a Gesù una preghiera propria, come Giovanni Battista aveva fatto con i suoi discepoli. Gesù in risposta a questa domanda affida ai suoi apostoli e alla sua Chiesa la preghiera cristiana fondamentale, il Padre nostro. Questa preghiera che ci viene da Gesù è veramente unica perché è del Signore. Da una parte, difatti, con le parole di questa preghiera, il Figlio unigenito ci dà le parole che il Padre ha dato a Lui, è il Maestro della nostra preghiera. Dall'altra, Verbo incarnato, Egli conosce nel suo cuore di uomo i bisogni dei suoi fratelli in umanità e ce li manifesta, è il modello della nostra preghiera. Quella del Padre nostro è certamente la preghiera più conosciuta e commentata di tutta la Sacra Bibbia. I grandi scrittori della Chiesa ci hanno lasciato riflessioni e commenti densi di vita, di pietà e di sapienza. Già i primi cristiani incentrarono la loro preghiera su questa sublime e semplice formula di Gesù. Il Padre nostro, la preghiera che ci colma l'uomo, che colma l'uomo di consolazione e di speranza. Ringraziamo Cristo Gesù per averla composta a nostro beneficio. Ma ringraziamo anche gli Apostoli che ce l'hanno tramandata. Questa preghiera è così importante che già ai tempi apostolici essa fu utilizzata come base della catechesi cristiana.
Sant'Agostino dice che la preghiera del Padre Nostro è talmente perfetta da compendiare in poche parole tutto ciò che l'uomo può chiedere a Dio. Il Padre Nostro non è una preghiera esclusiva, ma ci è data come esemplare, come esempio e sintesi di ogni elevazione dell'anima. Gesù non vuole proibire le altre preghiere, ma vuole darci l'indirizzo pratico per tutte le altre forme di preghiera, dall'umile preghiera vocale a quelle delle più alte contemplazioni. La preghiera insegnataci da Gesù si apre con l'invocazione Padre nostro. È un grande conforto chiamare Dio Padre nostro. Se Gesù, il Figlio di Dio, ha insegnato agli uomini a invocare Dio come Padre, ciò è dovuto al fatto che in loro si rinviene questa consolante realtà, la coscienza di essere figli di Dio. Gesù però non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente, come per qualsiasi preghiera vocale, e attraverso la parola di Dio che lo Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Padre. Gesù non ci dà soltanto le parole della nostra preghiera filiale, ci dà al tempo stesso lo Spirito per mezzo del quale quelle parole diventano vita e Spirito. Se vogliamo trovare il fulcro del Padre nostro per accettare centrare in esso la nostra attenzione, conviene ricordare che l'idea centrale è il regno di Dio inaugurato da Gesù. Affinché si avveri l'ardente desiderio della venuta del regno di Dio e si manifesti completamente tra gli uomini, chiediamo nelle altre invocazioni che il nome di Dio sia santificato, che compiamo la sua volontà fedelmente, che siamo riconoscenti per il pane di ogni giorno, che perdoniamo i nostri fratelli come Dio perdona a noi i nostri debiti e che resistiamo alla tentazione e al male. La preghiera del Padre nostro non dovrebbe mai sparire dalle nostre labbra. È la preghiera più perfetta che possiamo immaginare e allo stesso tempo la più facile e semplice, la più profonda ed ecclesiale, la più viva e attuale, perché ne è autore lo stesso Gesù Cristo. È stata l'unica forma di preghiera che Gesù ci ha insegnato, ma è molto più di una formula da recitare. È tutto uno stile di vita di figli per figli di Dio ed è un invito ad affidarsi totalmente affinché il suo regno si manifesti completamente in noi e in tutto il mondo. Rivolgiamoci allora con fiducia al nostro Padre che è nei cieli affinché il suo regno arrivi a noi sotto la spinta del suo Spirito che è fuoco e pace, vento forte e dolce brezza, in modo che le nostre vite siano inondate dal suo amore. Chiediamogli di rivelarci il mistero della preghiera filiale che Gesù ci ha insegnato, perché invocandolo con fiducia e perseveranza cresciamo nell'esperienza del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.